Ok. Allora, sì, quasi finito, quello è inutile che la raccolgo. Raccogliamo l'inizio qui per farci sta balla, dopodiché basta, dai. Anche perché poi non riuscirei a fare un'altra. Ottimo. Non riuscirei a fare un'altra balla, quindi a sto punto che la andiamo a raccogliere a fare. Ok, facciamo così. Perfetto. Adesso andiamo a riportare via questo qui. Sempre passando di qua, ci andiamo a prendere il caricaballa. Vabbè, le possiamo anche prendere, insomma, successivamente. Questo è importante averle imballate, va. Ah, quella cosa che volevo fare insieme, ragazzi, era andare a vedere questo campo ad erba. Vediamo un attimino al volo, giusto per capire. Non credo che sia già cresciuta l'erba, anche perché non so se ho mandato avanti, insomma, mesi, non mi pare di no. Questa che roba è? Ah, erba. Ah, no, 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 è già pronto per la raccolta. Sì. È già pronto. Allora, sì, è cresciuta. Allora, perfetto. Qui abbiamo l'erba, insomma, per tutto l'anno. Ed è buono. Facciamo anche un po' di erba. Facciamo. Vabbè, ora vediamo. Insilato ce l'abbiamo. Potremmo fare il fieno eventualmente. E anche l'erba, perché andremo anche a mettere comunque le pecore. Le pecore che se ne metti. Sono importanti, no? Comunque ragazzi, ovviamente questa sarà la seconda parte del video e nella quale vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, signori, fatemelo, è un piacere, un favore, una gentilezza, una cortesia, chiamatela come vi pare, ma a me serve tantissimo ragazzi perché mi serve far crescere il canale, quindi per ampliare anche i contenuti che vi porto, signori, ovviamente ho bisogno del vostro supporto. Per andare, ma io che cavolo è stato fatto? Per andare anche a portare contenuti nuovi, no? Vorrei portare contenuti nuovi, vorrei portare giochi nuovi, qualcosa di diverso ovviamente, mica sempre gli stessi, ok? Quindi ho bisogno del vostro supporto. Come? Una bella iscrizione, un bel like al video, ragazzi, fatelo, non vi costa nulla, che vi frega, schiacciate un pulsantino, mettete il like, ok? E un commentino ragazzi, così mi fate sapere anche la vostra, mi dite guarda Giuseppe fai così, fai colà, meglio così, meglio di là, capito? Insomma, tutte queste cose. Allora, vediamo un po' se riusciamo a metterla qui, più o meno, ma più o meno ce la facciamo. Ok, allora tu te ne stai buona qui a questo punto, perfetto. Andiamo a sganciare il tutto, ovviamente se ci passiamo, sì ci passiamo, allora. Quello, questo e questo. Andiamo ragazzi. E questo abbiamo fatto. Adesso il discorso. A questo attrattore qua lo lasciamo qui innanzitutto. No, qui non c'ho più, raga. Ok. Tutto è buono qua. Poi, prima di andare a cogliere la paglia, direi a questo punto di farmi un po' di. Ah, ma devo riportarmi il muletto qui. Mi sa per forza, raga. Perché il muletto io ce l'ho di là. Ce l'ho di là giustamente. C'è bisogno qua del muletto. Vabbè, ci mettiamo un attimo. Arriva col muletto qua, dai. Sì, dai. Ci schianteremo un paio di volte, però insomma, vabbè. Sì, no, mi serve là ora il muletto. Troppo uno ne abbiamo. Per ora questo possiamo averne, che ne possiamo avere dell'altri. Non c'ho modo di adesso come adesso comprarne un altro. Quindi insomma, no. Ce lo teniamo così com'è, senza ammazzarci. Abbastanza pericoloso, sto muletto in curva, ho visto se le fai a palla tende a capovolgersi, il che non è ecco, lo sapevo, madonna dolorata, niente ragazzi, partita male l'avventura col muletto, facciamo che magari se gliela famo lo ripristiniamo, perché sennò sì. Ripristiniamo un attimo perché sennò qui sono dolori. Allora, arriviamoci muletto. Niente, avevo detto, il muletto è mezzo un po' particolare, signori. Molto particolare, direi. Quindi teniamocelo su così. È un po' particolare, non, diciamo non ci puoi fare le corse con questo, eh? Per niente proprio, però. Allora, andiamo a fare a così, andiamo a fare a colà, piano piano, ecco, vedi? Già avevamo rischiato il botto un'altra volta. Vabbè, che poi qui è colpa mia perché sono andato a sbattere sul guardrail, perché sennò magari se non ci andavamo a sbattere era tutto a posto. Adesso, ottimo, andiamo. Sperando che ne arrivino macchine, sennò mi fanno volare. Loro stanno fermi immobili, io volo. No, vabbè, questa cosa non è che l'ho capita molto, però vabbè.
Allora, tagliamo per campi, ragazzi? Tagliamo? Ci arrischiamo? No, no, non ci muoviamo. Piano, veloce. Cioè, bravo, così. Non facciamo manovre azzardate, caro mio, perché qua rischiamo un incidente ad ogni curva, eh? Allora, andiamo di qua, andiamo di là. Via. Ottimo. Ok. Ma qui possiamo tagliare senza andare addosso a un albero. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Allora, voglio vedere subito quella balla di paglia che abbiamo lì, che è quella che avevamo, la mezza che abbiamo usato. Da quant'è? Se mi pare che era da 2000, che dovrebbe essere questa qui iniziale davanti. Se non sbaglio, dovrebbe essere questa qui. Esatto, 2009, una grossa da quant'è? Da 5000, quindi 2005 di paglia. 2005 di paglia va bene, diciamo, per fare la razione mista. Dovrebbe andare bene. Quindi, insomma. Allora, andiamo sopra questo. Ok. Andiamo da così. Ah, no, vabbè, c'ho quella. Vabbè. Abbiamo l'impedimento, per esempio, passiamo di qua, dai. Facciamo il giretto un po' più lungo, non è un problema. Ottimo. Ok. Ora ci mettiamo lì, così facciamo la nostra azione mista, dai. Ok. Apriamo questo. Così qualcosa. No, non è capito. Dovevo scendere, ok? Ottimo. Adesso andiamoci a prendere il muletto. Sì, allora quella a sto punto ce la mettiamo tutta. Sono 2009, 2009, sì. Però ci va bene uguale, insomma, dai. Questa la andiamo a mettere tutta. Magari mettiamoci un po' più così. Ecco, sempre piano, però. Mi dovrebbe. Sì, perfetto. L'importante è che mi dà questo. Ok, questa andiamo a mettere tutta. Sti cavoli. Ottimo. Poi ci mettiamo una di insilato, mi sembra che andava tutta para para, che riesco a prenderla. Ok, fermati. Abbiamo rischiato di nuovo. Mannaggia, però è un casino sto muletto, eh. Ok, mettiamoci tutta questa, in teoria. Ah, questa non era piena, vabbè. Quanto abbiamo messo? Poca roba. Vabbè, mettiamoci intanto questo, guardate. Mettiamoci il fieno. Il fieno pure mi sa che questo è manco. Forse. Madonna, il fieno bisogna rifarlo però, raga. Sì, eh. No, questo è pieno, 4500, dai. Ok. Questo ce lo mettiamo tutto. Piano amico. Senza distruggere ogni volta il mezzo. Questo ce lo andiamo a mettere tutto. Sì. Ok. Andiamoci a mettere l'ansalato, l'ansalato, detto anche insilato, insilato bene o male ce l'abbiamo, fino a un po' scarseggia, scarseggia un pochino e non va bene, ok, ora non so quanto è pieno lì però, questo bisogna metterlo per forza, ne mettiamo parecchio, ora non so quanto è pieno là, ok, abbiamo messo proprio tutto. Quanta roba ci manca qua, signori? Purtroppo non ho la percezione. Ah, 84, quindi manca poca roba. Allora, mettere altro insilato mi dispiacerebbe. Eh no, mi dispiacerebbe. Non è che mi dispiacerebbe. Purtroppo il fieno ne ho di meno. Il fieno è vero che lo andiamo a fare, eh. Il fieno lo andiamo a fare. Mettiamoci un altro po' di insilato. Almeno questo ce l'abbiamo in maniera abbastanza anche. No? Ce l'abbiamo parecchio. Oh. Andiamoci tutto l'insilato che vuole. E poi dopo l'abbiamo fatta, razione mista. Ok, sì, comunque paglia, ragazzi. Oh, ecco, lo sapevo, lo sapevo. No, ok, è andato. Ci ho detto bene. Ora ci mettiamo questo e stiamo a posto. E riempiamo. Ottimo. E così abbiamo fatto una perfetta razione mista. Ok. Sì, comunque 2005 di paglia va più che bene. Che il fieno bene o male lo facciamo più volte l'anno.
La paglia la possiamo fare solo se andiamo a trebbiare, poi non tutte le colture. L'insilato lo possiamo fare più volte l'anno, quindi dove dobbiamo risparmiare sulla paglia, ovviamente. Per forza. Non volevo proprio rigirarmi così, però vabbè. Sì, ma qua quello si deve levare. Ah, vabbè, no, ci passiamo alla grande. Ok, perfetto. Allora, qui gli andiamo a dare da mangiare le nostre mucchette. Dovremo mettergli, tra l'altro, anche un po' di paglia. Allora, per ora, si accontentassero dell'azione mista. Ok. Allora, vediamo un attimino quanto da mangiare hanno le ragazze. Le ragazze hanno, vabbè, ce l'hanno, dai, più il fieno. Erba, l'erba, vabbè, chi Adamo ha fatto. Allora, però l'unica cosa, ragazzi, l'unica cosa, come ho detto, io voglio aumentare qui il numero di mucche che abbiamo, perché insomma, c'è poca, eh. Poca roba. Adesso ci costano, insomma. Ah no, perché io mi ho preso le brune. Ah no, no, vabbè, 200 l'una, le ho quelle piccole, ovviamente, io questa andrei a prendere perché spende 1000 euro per una mucca, insomma, non me va. Già 10 di queste sono 2005. Potremmo. Vabbè, questa razza semplicemente per produzione di latte e derivati. Questa uguale. No, questa è l'Angus. Questa non per profitto si possono vendere, vedete? Il fieno ha inoltre bisogno d'acqua. Questo è un vitello superato di 18 mesi. Le animali in salute possono riprodursi. Vabbè, no. Intanto mi interessa il latte. Quindi, ragazzi, facciamo una cosa: ne prendiamo. Io vi arrivo a tutte. Cioè, dovremmo prendere 190 mucche. Però, insomma, ne prendiamo 50 di queste. Quanto spendiamo? 12.000 di 50 di queste. E va bene così, ragazzi. Ok, abbiamo un po' più di mucche. E a questo punto ne prendiamo altre 50 di queste. Sì, siamo scesi un po' di soldi, però ragazzi abbiamo 110 mucche adesso. Ok, ne abbiamo di grosse e di piccole. Almeno ragazzi, anche il latte poi lo faremo più velocemente. Ok, non da subito ovviamente perché dovranno crescere anche le mucche, però va bene così. Adesso i cavalli già li avevo sistemati, qui ha tutto ciò che gli serve, vero? Acqua, tutto quanto. E va bene. Ora. Ah sì, qui dobbiamo far spawnare le cose. E vabbè, quanti soldi abbiamo? 35.000, ragazzi. Adesso, per quanto riguarda vendite. Ecco qui. Allora, non è che abbiamo tanto da vendere, nel senso, semi di soia ancora. È presto, anche se stiamo arrivando a un prezzo buono, ma non ne abbiamo poi così tanti da andarla a vendere. Guardate la paglia che abbiamo, insomma, paglia vale un cazzo proprio. Vabbè, il latte, anzi lattuga, sì, formaggio, ecco che dobbiamo fare, ragazzi, portare dobbiamo portare il latte al coso, se no ah, prima. Ah, vabbè, scollega YouTube, non è un problema. Staccami questo e andiamo, prendiamo il latte che abbiamo, ragazzi, e andiamolo a portare nella fabbrica perché sennò no, non andiamo avanti con la produzione di formaggi. Ne ho bisogno, ne ho assolutamente bisogno. Ci passiamo qua? Vuol dire sì, se ci vediamo meglio, magari no? Ok, bella cosa questa. Vabbè, ci siamo. Ok, perfetto. Andiamo. Non c'ho fili da attaccare? Ah sì, esatto. Ottimo. Allora, andiamoci a. Ah no, qui là. Dove carico? Qui? Qua la carico il latte? Mica me lo ricordo. Oddio. Non credo. Ah sì, no, anche qua. Quante ne abbiamo? 4.500. Vabbè, un altro po' andiamo avanti. Qualcosa in più faremo. Meglio di niente, ragazzuoli. Adesso il problema è un altro. Dov'era la fabbrica? Sì, stava giù in. Ah, beh, no, era il negozio. Oddio, scusate, ho sbagliato. Qui ovviamente non possiamo prendere prestiti perché ho l'altra mod. Andiamo a vedere un attimino. Sì, sta qua. Quindi è a destra del negozio, tutto dritto. Vabbè, a destra del negozio, tutto dritto. Va bene, andiamo. Andiamo a portare il latte, ragazzi. Così abbiamo fatto anche questo. Insomma, dai. Stiamo andando un po' avanti, ovviamente magari le balle me le raccoglierò io off camera, assolutamente.
Così non ce la faremo in questo episodio, ma nel prossimo vediamo di andare a mettere la stalla per i maiali. Ok? Cerchiamo di, insomma, avanzare, anche se prima di fare questo volevo trebbiarmi oddio, non ci vedo nulla, la soia, i semi di soia. Semi di soia che però dovremmo aspettare qualche mese. Vabbè, vediamo un attimino. Vediamo un attimino, puntualmente possiamo metterci. No, anche per le pecore è la stessa cosa, perché il terreno che voglio usare è quello. Ciccio, mi fa fare il giro lungo? Fammi fare il giro lungo. Allora, non mi tengo il negozio a destra, quindi dovrebbe stare giù da qua, da quello che mi ricordo, no? Senza fare botte, ovviamente, vero? Yeah, tutto giù in fondo. Tutto giù in fondo. Ah, tra l'altro non so se l'ho fatto il discorso che prima, non me lo ricordo. Ma noi non c'avevamo quel campo lì in affitto con l'orzo, scusate. Oh, santo signore. Quindi me l'ero completamente scordato. Non l'avevamo già raccolto, no? Infatti ce l'abbiamo ancora noi sto campo. Tra l'altro ci paghiamo pure l'affitto a sto campo. Ma l'orzo? Oddio mio, ragazzi. Non mi dite che si è bruciato tutto. Qual era il campo? Boh, uno di quelli, non me lo ricordo. Dobbiamo vedere anche sta cosa, eh. Vabbè, andiamo prima al latte alla fabbrica. Non è questa qua, siamo arrivati, no? O no? No, è stata a destra. Io voglio ancora. Dopo la rotonda. Qual era il campo? Oddio, bisogna andare a controllare, ragazzi. Dobbiamo assolutamente andarlo a controllare, per forza. Infatti lo vediamo anche dalla mappa, non è quello il problema, però insomma, no? Allora, andiamo a mettere questo lattuccio, signori. Allora, siamo arrivati. Eccoci qui, la nostra fabbrichetta di formaggio, torte, mi pare, non so che altro, non mi ricordo, ma non ci interessa il formaggio. Praticamente vedete là, stanno, questo è tutto lo stabile nostro praticamente. Vabbè. Allora, andiamo a scaricare sto latte. Ottimo, così va avanti la fabbrica, se no qui non ci fa più nulla. Ottimo, e l'abbiamo scaricato tutto. Adesso voglio controllare la situazione di quel campo lì, ragazzi, non è per niente, prima che ce ne scordiamo, prima che buttiamo tutto, visto che ci ho pagato l'affitto fino a mo', insomma, mi sembra una cosa anche giusta, andiamoci a controllare. Ottimo, andiamocene di qua. Poi vabbè, lo vediamo anche da qui. Allora, il campo in questione è qui, vero? Allora, eccolo qua. Ad orzo, qual è? Non era orzo, ragazzi? Sì, questo qui. Ottimo. Ma com'è? È pronto per la raccolta, ragazzi. Ah, santo signore. Quello è pronto per la raccolta. È pronto per la raccolta. Non bisogna prendere quell'orzo, ragazzi, per forza. Vabbè, è roba che faremo nel prossimo gameplay. Andremo a prendere l'orzo. Dopodiché, abbandoniamo questo terreno in modo da non pagarci l'affitto. Se no i soldi sono tanti. Comunque, è pronto per la raccolta. Quindi si può fare. Si può fare. Si può prendere e lasciare. Va bene, va bene, va bene. Allora, niente, ragazzi. Direi di andare in farm con questo. Glielo appoggiamo. Insomma, l'appoggiamo in farm. Il cassone, ovviamente. Ok. E niente, ragazzi. Io direi però che per questo gameplay ci lasciamo qui, signori. Abbiamo qualche lavoretto, abbiamo fatto finalmente la paglia, ora ce la produciamo noi. Abbiamo comprato le mucche nuove, insomma, così da aumentare anche la produzione del latte che ci serve per poter fare il formaggio. Insomma, qualcosina si è fatto. Nel prossimo gameplay vediamo di riuscire a mettere, innanzitutto bisogna trebbiare l'orzo e vediamo se riesco a mettere anche i maiali. Ok, ragazzi, io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella, un bel like al video e un commentino, ragazzi, fatemi sapere la vostra. Ok, ciao ragazzuoli!